Logos Web Radio. È stato il cantautore Claudio Lolli a concludere lo scorso 2 marzo alla Casa della Conoscenza il ciclo di incontri Il Segno e il Senso, dedicato alla poesia, che ha portato studenti e insegnanti del liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno a confrontarsi con esponenti del teatro, del video, della letteratura e della musica. Abbiamo intervistato la professoressa Paola Traversa, che ci ha raccontato il percorso e le reazioni degli studenti a questa iniziativa. Siamo qui con Paola Traversa, docente di lettere al liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno ed organizzatrice del ciclo di conferenze dal titolo Il segno e il senso. Vogliamo rivolgerti qualche domanda riguardo a questo ciclo di conferenze e al tema, no? Di che cosa si tratta esattamente? Innanzitutto il ciclo di quest'anno in realtà viene dopo altri che lo hanno preceduto negli anni precedenti, credo sia la 6ª edizione di incontri che la nostra scuola organizza in collaborazione con Casalecchio delle Culture e che sono nati con l'intento di, da un lato, approfondire lo studio del Novecento per gli studenti del nostro liceo, perché come si sa bene è sempre difficile, no, arrivare alla contemporaneità in modo soddisfacente. Dall'altro, con l'intenzione di aprire, diciamo, la scuola alla cittadinanza e la cittadinanza alla scuola. L'idea era quella proprio di creare un incontro al di fuori delle aule scolastiche per parlare di letteratura, di poesia, però tutti insieme, insomma, facendo entrare chi voleva, chi passava, e facendo vedere ai ragazzi che la letteratura non è soltanto materia di studio, ma qualcosa che ci tocca, che ci colpisce, che ci sta dentro. Potrei dire anche un'altra cosa, ecco, avevamo iniziato con un titolo che era così vicino, così lontano, perché l'obiettivo era quello di far capire, c'era la questione del secolo, appena finito, secolo scorso, però di pochi anni prima, e quindi far capire come cose che sembrano lontane sono vicine, e anche il linguaggio della poesia, che sembra a volte solo per pochi, invece, come è stato detto oggi, molto chiaramente appartiene a tutti noi. Ecco. La seconda domanda che vogliamo farti è: quali sono i primi riscontri o quali sono le prime impressioni che voi avete osservato presso i ragazzi? Quindi il loro gradimento, le loro osservazioni, le critiche e i commenti che hanno fatto riguardo a questa iniziativa? Ma queste per noi ovviamente sono fondamentali, no? Io ogni volta il giorno dopo vado in classe e chiedo ai miei alunni: allora cosa vi è sembrato, vi è piaciuto, vi è interessato, è stato facile, difficile, no? Come avete vissuto questa cosa? E chiaramente le reazioni sono diverse, eh? Non tutte le serate riescono allo stesso modo, c'è chi comunica di più, oppure c'è e sa coinvolgere i ragazzi, oppure c'è anche l'argomento che affascina e che cattura di più. In generale i ragazzi però penso che siano, anche se magari all'inizio vengono un pochino controvoglia, lo fanno per avere il punto di credito, perché gli insegnanti glielo chiedono, però poi vengono toccati. Quest'anno per esempio il ciclo si occupava dei rapporti tra la poesia e le altre espressioni artistiche, no? Perciò il segno e il senso, perché c'era l'idea proprio di far capire come c'è questo dialogo della parola letteraria con anche il corpo, in qualche modo i sensi, e quindi le forme che per i ragazzi sono più vicine, quindi il teatro, ma un teatro esperito, vivo, partecipato, oppure la canzone, l'abbiamo sentito oggi, oppure la forma del video. Ecco, l'incontro di mercoledì scorso era su questo e loro sono stati sollecitati, insomma, mi hanno detto tante cose, dal non ho capito niente o questa cosa mi ha fatto arrabbiare. Ah, che bello, interessante, una ragazza mi ha appena detto vado a casa con qualcosa dentro. Io credo che comunque valga sempre la pena, insomma, di offrire degli stimoli. Va bene. Grazie, grazie alla professoressa. L'intervista è stata realizzata da Stefano Del Zoppo. Il montaggio è a cura di Sara Carboni. Un saluto da Laura Luppi, Blogos Web Radio, www.blogos.it.